Bring them out. Yes, you are now rocking with the best. DJ Camo, the Bronx MC, Donald D, and Malika. What you gotta say, Queen? DJ. Che alla fine finalmente ce l'hai fatta far uscire lo stesso disco, eh? Alla fine sì, cazzo, sono passati due anni precisi. E due anni che ci stai lavorando? Diciamo che due anni che sto lavorando ai pezzi, che poi ai pezzi che compongono il mixtape, l'EP e il disco. Cioè ho iniziato a lavorarci a gennaio del 2011 e ho preso tutti i pezzi e alla fine ho sequenziato tutti i pezzi in tre progetti. Ma fondamentalmente a me del tuo disco non me ne frega un cazzo. Ma lo sapevo, fondamentalmente sei un cazzone e di pop non ti piace una minchia. Esatto, ma io non voglio saperne un cazzo di pop. Ma certo. Sentimi, come la vedi questa scena oggigiorno? Ma boh, io la vedo bene. Cioè, io la vedo sempre bene. Finché la gente fa musica bella è sempre una bella cosa, no? Cioè, e tu ti senti di fare musica bella? Ma io no, io faccio musica che piace a me, poi se piace anche agli altri è una storia. Ma prima avevi detto che avevi preso, che ti stanno già arrivando i commenti su un campione che hai usato. Ma il campione che ho usato è un tributo, è un bel disco. L'ho preso, ho preso anche altri, quindi è una bella storia. Un po' per questo, no? Prendi un disco, lo prendi, lo giri, lo fai. Ma questa cosa che comunque l'hip hop adesso sta diventando molto mainstream, molto... Per te che sei comunque dentro da 15 anni, sì. Anche se hai 20 anni. 20, più do, 20 più 12. Ecco. 20 più 12, sei pure sì. Sposato con un figlio. Un figlio no, purtroppo. E che ne sai? Magari ti fa il regalo. Ma no, sarebbe un bel regalo. Minchia, hai partorito il disco e hai partorito il bambino. C'è tempo per la seconda cosa che hai detto, però bravo. Per il disco almeno l'abbiamo fatto. Sei un giovane lavoratore. Giovane, proprio lavoro da... Eri un giovane lavoratore. Ero 13 anni fa un giovane lavoratore, adesso sono un... Come riesci a conciliare la cosa lavoro, musica, lavoro, serate? Perché comunque ricordiamo che fai anche le serate. Sì, sono un boh, io ho sposato una santa, e quella è la verità. E poi comunque il tempo lo devi mettere... Le caselle, lavori il giorno, a volte lavori la sera, quando non lavori fai musica, quando non fai musica vai a fare le serate, quando non fai niente di tutto questo stai un marito a casa che fa la sua vita, che adora e che quindi non rinuncerai mai, quindi è questo. Cioè, DJ Camo comunque che è un buon fautore dell'hip hop genovese. No, l'hip hop genovese mi piace. Come lo vedi sto hip hop Genova? Hip Hop Genova è strano perché sono tutti bravissimi ragazzi con un talento della Madonna, però c'è sempre un qualcosa che non ci permette di fare il salto, no? Siamo sempre lì, arriviamo, ma e poi si ferma lì. Dici, beh lì, forse meglio che non ci scendo lì, va? No, ma però, cioè, però non è mai nessuno che a Genova dice, minchia, ha fatto il salto e arriva... E arriva un punto, cioè non abbiamo mai avuto a Genova un Bassi Maestro, non abbiamo mai avuto un Ice One, non abbiamo mai avuto un... Beh, c'è un DJ Camo. Ma DJ Camo è venuto dopo. È venuto. A me serviva un... Quando ero piccolino a me serviva un pioniere a Genova sul rap, perché invece sul writing e sul breaking si è messi benissimo, siamo dei king a Genova, cioè non puoi dire un cazzo a Genova sul breaking e sul... Quello è vero. E sul comunque dalla mia parte, che visto che sono mezzo genovese, la cosa che ho sempre notato è il writing è impostatissimo. Ma no, a Genova sul writing non puoi dirgli un cazzo, cioè ci sono i king a Genova, ma appunto, cioè. Poi in Italia ci sono anche altri bravi, però a Genova abbiamo Bleff, abbiamo Merra, abbiamo tutti. Daphne è di Genova? Daphne di Genova, cioè abbiamo, sul writing... Cazzo siamo... Daphne, oh, quanti ricordi? Ragazzi, io sono cresciuto con tag su... davanti a casa mia di Daphne, di... io l'hip hop lo amo per tutto, quindi sul breaking abbiamo Emilio, abbiamo Pug, c'è cioè Man in Red su YouTube, cercatelo, c'è abbiamo Pok, DJ, writing e breaking a Genova sono sempre stati una bomba. Sul rap siamo sempre stati fermi lì, non c'è mai stato un king che abbia detto oh. Ma forse perché non ci hai pensato magari di essere tu il king di Genova? Ma noi non siamo stati capaci di farlo, perché noi non lo so, forse a Genova siamo troppo... Siamo troppo che quando si arriva lì magari si ha paura di fare il salto, si ha paura... Bonaccioni sempliciotti? Può essere. O forse non ci sono le strade aperte.
No, dire che le strade sono aperte, le strade te le apri. Può essere, cioè, a Milano sono d'accordo con quello che hai detto. A Milano guarda che non è che le strade si sono aperte. Sono d'accordo con quello che hai detto, però non lo so, non so spiegarti perché a Genova c'è questa cosa qui. Le serate come vanno a Genova? Aspetta, adesso ti rispondo, però io so che cantautori famosi come De André, Paoli, tutta gente di Genova è uscita a livello nazionale dopo che Genova l'ha mandata a cagare. Poi è tornata a Genova ed è stata al King, capito? Beh. E quindi è lì la storia, secondo me. Il genovese non riconosce il talento genovese. Il genovese riconosce il talento fuori. Poi quando il talento fuori torna a Genova, ah, sei un eroe, hai portato Genova nel mondo. Però fin tanto che sei a Genova sei uno dei tanti e sei messo lì. Io non mi interessa, cioè, io avrei piacere che a Genova ci fossero. Vorrei che uscisse tanto rap, perché ci sono tanti ragazzi a Genova che fanno rap bene, fanno basi bene e suonano bene, quindi se lo meritano, si sbattono anche un casino, quindi hanno le carte in regola per esserci. Forse, e questa è un'autocritica che faccio a me e a tutta la scena genovese, ci manca la testa per dire facciamo il passetto in più. E quindi secondo me, se nessuno di noi è mai uscito da Genova, è perché quel passetto in più non ha paura di farlo. Non è paura, secondo me è paura invece. Può essere, dici? Paura? E paura di che? Ha paura di affrontare la cosa. Ma sì, ma forse. Perché comunque Genova è sempre stato un posto molto, molto chiuso nel suo. Ma no, ma noi siamo chiusi come cosa. Io non mi sento genovese, non troppo, perché non mi sento chiuso di testa o chiuso di visuale. Però forse è vero, forse è la chiusura che ci mette lì. Però sono convinto che se noi come generazione riusciamo a fare il passetto in più, minchia, spacchiamo il culo, i talenti ce li abbiamo. Minchia, Genova è piena di talenti, ne puoi elencare qualcuno magari. Io so che tutta la gente che gira intorno allo studio stile di Demo lavora bene. So che Albi OK meriterebbe di essere... No, Albi OK è una mezza sega, cioè no, non sarei pari neanche, dai. Io spingo Albi OK da quando lo conosco, quindi... Io lo spingo ad Albi OK da quando lo conosco. Tu hai quei gusti, lo sappiamo. Gnignogne. Albi OK meriterebbe platee molto più alte di quelle che ha avuto, sta avendo, e quindi spero che ce l'abbia. Abbiamo Moreno, ora la promessa è Moreno, speriamo che Moreno faccia... È giusto, speriamo di puntare su Moreno. Io spero che sbrighi un po' sta cosa di Genova. Esatto, io tutti i ragazzi che a Genova fanno il rap bene, cioè, non voglio poi tralasciare gli altri, so che anche i ragazzi della Riviera, perché stiamo parlando di Genova, ma io ho un problema che generalizza tutta la Liguria. Io so che c'è gente di Savona che spacca tantissimo, io cito Fat MC perché Fat MC è un capo, cioè, io lo rispetto e mi piace quello che fa lui e la sua crew. E anche a Spezia c'è gente brava, in Imperia c'è gente brava, c'è un sacco di gente brava in Liguria che merita di uscire e merita di avere il posto che gli spetta. Quindi spero che tutti, come scena, smettiamo di fare cazzate, facciamo un passettino in più e la mettiamo in culo a tutta l'Italia. Qual è la tua filosofia di vita? Non lo so. La tua frase che ti rispecchia di più? Ma sai, la frase che mi rispecchia di più è nell'intro del mio disco, momentaneamente. Di 49 secondi esattamente, no, 49 secondi perché c'è dura 49 secondi perché c'è un intro di tromba che ha fatto un grande della musica Genova che si chiama Robin Napical Canyon, un trombettista che contro cazzi, e la frase che invece recita poi Malika è: ieri ero intelligente, volevo cambiare il mondo, aspetta, ora sono saggio, aspetto. Ecco, giusto che sei passato di qua. Esatto, la frase dice: ieri ero intelligente, volevo cambiare il mondo, ora sono saggio e sto cambiando me stesso. Quindi forse il miglior modo per cambiare le cose a Genova è cominciare ognuno a fare il suo piccolo per cambiare le cose. Angolo della puttana, angolo descrittivo per l'artista, per il suo lavoro. Vai, imputanisciti. Ma imputanisco? No, io volevo dire quello che mi hai chiesto prima. Le serate a Genova vanno una bomba. Il venerdì sera all'acqua è una bella serata. Dov'è l'acqua? Corso Italia, c'è il mare, ci sono tutti, mettiamo tanti dischi belli. E c'è quello sacco, che scende giù? Sacco, esatto, sopra il veliero. Dove sì. Siamo andati quella volta? Esattamente. Ah, quello lì è fighissimo. Tipo. E, veniteci perché è una bella serata, è un anno e mezzo che abbiamo questo locale, tutti i venerdì sera, viene bene. Disco? Nome? Disco si chiama Changes. Collaborazioni? Le collaborazioni sono con ovviamente Albi OK, perché è un pezzo tutto suo che si chiama Tutto di te. Poi c'è un pezzo strabello con Bassi Maestro e Ape, giusto perché a Milano non ci facciamo mancare niente, che si chiama 24.7.365. Poi c'è il pezzo che del video che si chiama Best DJs in Town, che è con Donald D, Malika Jamila e DJ Double S. Che è il video che sta girando adesso, quello del pezzo incriminato. Il pezzo col campione incriminato, che è un tributo, e all'ipop italiano. Poi c'è
un pezzo tutto suonato in studio con Bobby Solo, La Decima Vittima, Tormento e Malika Jamila, un pezzo tutto da solo di Tormento, un pezzo con Primo Brown, un intro che ho citato prima con Robin Apicalcani e Malika Jamila, un outro che è una slam poetry di Michele Nemo Baccari, che è il mio grande amico, nonché la persona che mi ha introdotto nella scena pop genovese tantissimi anni fa, e poi una ballad con un cantautore genovese che si chiama Filippo Rossi, che per chi se lo ricorda era il frontman dei Superbi, che è un gruppo rap di Genova del 98-99 che spaccava il culo, che ora fa cantautore e spacca il culo per cantautore. Bomba. Un messaggio a chi ti vuole bene? Mi voglio bene anch'io. Un messaggio a chi ti vuole male? Mi voglio bene. Dai, come sei vabbè, dai, questa è Ano.it, ti si trova sul web, digitate su Google DJ Camo o djcamo.it, che è il mio sito. djcamo.it, BM Records, BM giusto? Records, esatto. Il disco. Esatto. E niente, altro da aggiungere? Ma andiamo a prenderci un'altra chalice? Vai! Ano.it, utenti a casa, succate, bastardi. Cos'è che hai dimenticato? Ho dimenticato che c'è un pezzo con Black Attack, che è un rapper che faceva parte dei Missing Links con Altarik tantissimi anni fa, che ha fatto un pezzo tutto suo, si chiama My Time, ed è una bomba. Ah, ok, bomba.